parlare a tutti i cittadini e a tutti i residenti di questa parte importante della nostra città. Oggi è un momento importante, siamo alla riconsegna alla nostra città di una rotonda fortemente voluta dall'amministrazione, ma soprattutto dalla cittadinanza per i motivi di sicurezza. Certo. Questo è il primo motivo, in una zona fortemente residenziale dove c'è comunque uno sviluppo di attività commerciali. Siamo alla vigilia anche di un'altra riconsegna importante, che è il contratto di quartiere per quanto riguarda i 64 alloggi. Le problematiche sono tante, ci sono state segnalate, abbiamo cercato di affrontarle e di risolverle, e quindi il mio ringraziamento in questo momento va, oltre all'assessore Godi, a tutti gli uffici, al comando di polizia municipale che quotidianamente ci supporta per quanto riguarda le questioni della sicurezza. È indubbio che non tutti i problemi oggi sono risolti, ma noi ci stiamo impegnando fortemente per affrontarli, per risolverli. Problemi dell'illuminazione, degli asfalti, della velocità, di questa rotonda, che naturalmente è un primo segnale, perché abbiamo in animo e in intenzione di risolvere l'altro problema di viabilità che abbiamo alla fine della strada. E quindi è con grande soddisfazione che abbiamo eliminato queste transenne, quindi si riapre a questo tratto importante di strada. Ci scusiamo per il disagio di questi giorni, ma io penso che con 51 giorni voglio ringraziare la ditta che ha eseguito i lavori per la sua precisione, per la sua costanza e per l'impegno. Ci danno oggi la possibilità, prima delle feste di Natale, di rimettere a disposizione della nostra città questa importante opera. È indubbio che dobbiamo proseguire su questa strada, lo stiamo facendo, e sono convinto che affronteremo e risolveremo anche i problemi che abbiamo sull'altra via del Cavallaro, che sarà oggetto di importanti lavori per terminare quelle che sono le fogne, la viabilità, e in quel momento andremo anche a ridisegnare una viabilità che riguarda un'altra zona fortemente sviluppata, che è quella di via San Polo, con i problemi della rimessa dell'ARPA e la viabilità in generale. Quindi io penso che oggi l'amministrazione stia dando delle risposte. Non è facile, perché le risorse sono poche, ma il nostro impegno e il nostro sforzo va in quella situazione. Quanto sono costati i lavori?